vedere chi è Michele Perseghini. Michele Perseghini è lo chef, il cuoco, perché siamo in Italia, chef un po' francese, e io mi dedico alle trasferte del Milan dal 1988. E la giornata tipo mia è sveglia alle 6 la mattina, preparare tutta la colazione per i ragazzi, e la mia giornata si chiude alle 21, alle 21.30. Diciamo è tutto il giorno occupato, specialmente quando si va all'estero. Sto preparando la base per fare la salsa bolognese per i ragazzi. Uso soltanto pomodoro fresco per i ragazzi. Evito di usare i barattoli, conserve, perché poi non essendo in Italia non so che provenienza hanno il pomodoro che sta nei barattoli, quindi quando vado in giro negli alberghi loro mi passano tutti gli ingredienti degli errati alimentari e poi inizio a combattere. Poi farò il brodo per il risotto, poi passerò al pesce, alla carne, alle verdure cotte. È meno stressante per un cuoco al giorno d'oggi fare le trasferte. Ai tempi bisognava portare tutti gli ingredienti dall'Italia, dall'olio, la pasta, riso, bresaola, prosciutto, parmigiano. E noi portavamo gli ingredienti calcolati soltanto per tre pasti, ma la partita fu rimandata per la nebbia e quindi rimasi spiazzato e dovetti recuperare tutti gli ingredienti necessari per poter fare ancora due pasti. Quando si va a preparare una finale, l'attenzione c'è nei ragazzi ma anche in cucina. Non bisogna sbagliare niente, bisogna essere precisi come loro lo sono in campo. In una trasferta dove il Milan era già qualificato ho fatto uno scherzo al signor mitico Fabio Capello. Lui è molto scaramantico, non voleva mai i fiori sui tavoli, e in quella trasferta lui arrivò e trovò su ogni tavolo dei fiori, e lui partì subito chiamando il grande Silvano Ramaccioni. Fa: Silvano, chi è che ha messo i fiori sul tavolo? E lì, non ti dico, cioè, si scoppiò a ridere, perché poi alla fine capì che era uno scherzo. Un altro aneddoto è stato dopo la nottata di festa di Atene del 2007, la mattina verso le 5 qualcuno lanciò l'idea di una spaghettata, e quindi alle 5 e mezza tutti i ragazzi riuniti a bordo piscina e facemmo una spaghettata dagli olio, la classica spaghettata. Dopo la spaghettata qualcuno ebbe l'idea di buttarmi in piscina, però nessuno sapeva che io a nuotare sono negato, e quindi Maldini si accorse e subito mi prese il braccio e mi tirò fuori dalla piscina. Romagnoli, la vigilia della partita non bisogna togliergli i rigatoni e il ragù. Per esempio c'era Abate, non vedeva l'ora che arrivava il giorno della partita per mangiare lo spaghetto al pomodoro, che mi dava tante soddisfazioni. C'era Inzaghi che mangiava un po' di pasta in bianco, poi nello stesso piatto metteva anche un po' di pasta al pomodoro, e poi sempre nello stesso piatto, non so se era per scaramanzia, mangiava la bresaola. Sa che era così concentrato che a volte forse mangiava ma pensava ai suoi schemi che hanno dato le prime due coppe dei campioni dell'era Berlusconi al Milan. Ancelotti era gourmet, Ancelotti non per niente è stato l'unico che è riuscito a ingrassare in Inghilterra, quindi vuol dire che apprezzava anche la cucina inglese. Bisogna dire sempre grazie al grande presidente Berlusconi per aver portato in alto il Milan sul tetto del mondo.